Salve a tutti, let's player, il mio nome è HanferGamer85 e oggi, come potete vedere, siamo in un nuovo video. Ragazzi, oggi è un video particolare, perché st'estate, se vi ricordate bene, ho fatto il video della mia collezione giochi per la PlayStation 1. Oggi farò la video collezione per i giochi dei miei giochi della PSP. Esatto, il predecessore della PlayStation Vita, in poche parole. Vi mostrerò tutti i titoli che finora che ho ottenuto sin da quando ero piccolo, che diciamo ho giocato maggiormente. Ve ne parlerò velocemente di ognuno di esso. Vi introdurrò un po', come dico, vi dirò come sono. Beh, come ho fatto con i giochi per PS1. Partiamo col primo. Pac-Man World 3, capolavoro di gioco, ragazzi. Non molto, praticamente, non è stato il miglior Pac-Man sulla faccia della terra, perché questo gioco venne molto criticato, anche perché per il suo cambio di stile di gameplay. Rimane sempre un platform, raga, per carità, però diciamo i nemici, come era fatto, diciamo un po' storcere il naso a chi lo giocava. E perciò è stato un pochino criticato. A me è piaciuto, devo dire la verità. Tra l'altro io mi sono avvicinato alla saga di Pac-Man World grazie a questo terzo capitolo. Inoltre, la cosa più bella di questo gioco, non l'ho mai finito, ma la cosa più bella era che praticamente includeva una riconversione della versione arcade perfect del primo Pac-Man. Sapete, no? Il gioco del labirinto in cui dobbiamo evitare i fantasmi. Ragazzi, capolavoro. Che vi ho portato, che penso sto gioco lo porterò anche sul canale più in là. Ma mo vediamo. Passiamo al prossimo. Sonic Rivals 2. Raga, qui c'è veramente da fare storia, raga. Grandissimo titolo della saga di Sonic. Non ne ho giocati tanti, devo dire la verità, della saga di Sonic come titoli. Questo è forse stato l'unico che ho giocato interamente, perché Gli altri giochi di Sonic che ho provato erano per lo più o demo o, diciamo, così, fra virgolette, copia pirata. Non ho mai provato quelli originali per Mega Drive, ma penso di provarli quanto prima. Ho provato anche un gioco per Game Boy Advance di Sonic, chiamato Sonic Advance, e, scusatemi, un paio di capitoli per Nintendo DS e nulla di più. Però vabbè. Passiamo al prossimo. La mezza cacata, ma solo per la versione del PSP. Harry Potter e il principe mezzo sangue. Dio mio, ragazzi, ma che cazzo gli è fumato a quelli da Warner Bros. Insieme ad Electronic Arts quando hanno creato questo gioco. Cioè, questa versione per PSP è la più schifosa cagata assoluta che ci sia su tutto il software PSP. Porca miseria, la verità, raga, fa semplicemente schifo. Non hanno proprio pensato di sfruttare appieno la potenza della PSP. Proprio faceva cagare. Cagare allo stato puro. Basta, ho detto tutto. Se volete recuperarlo questo gioco, fatelo o per PC o per PlayStation 3, Xbox 360, o per massimo per PS2, che è la versione che si salva, perché io in controparte tengo per la per PS2. Ho provato le versioni sia di queste che per DS, sono identiche quelle per DS e PSP. Merda con merda. Basta, ho detto tutto. Passiamo al prossimo. Disney Pixar Wall-E, raga, uno dei miei giochi preferiti della Disney. Veramente bellissimo, una storia avvincente e che, vi giuro, mi ha fatto venire i brividi in certi momenti. Ragazzi, questo è un grandissimo capolavoro e penso lo porterò anche sul canale. È bellissimo, non esistono più giochi come questo. L'ho giocato tutto e l'ho anche finito. Porca miseria se è bello. Giuro, mi viene da piangere a pensare che ormai giochi così non ne fanno più. Questo ricordo, ragazzi, quando uscì all'epoca su PS2 lo volevo un casino, però i miei genitori non me lo presero perché costava troppo. E così, anni dopo, mi è capitata questa versione a 10 euro nuova per PSP e l'ho preso
senza troppe, senza pensarci due volte. Raga, ora veniamo a una delle mie saghe preferite che esistevano già su PS1, ma che io diciamo ho scoperto dalla PS2. Questo gioco l'avevo anche portato sul canale. Ape Escape Portable. Cioè, diciamo, il reboot dell'originale capitolo per PS1, il capitolo che ha dato il via a tutta la saga di Ape Escape, che poi, vabbè, sappiamo tutti come andò a finire. Pien si intrippò di spin-off che rovinarono la saga. Per me, raga, dopo Ape Escape 3 la saga si è fermata. Io il 3 non l'ho mai giocato. Ho giocato questo, ho giocato il 2. Ho giocato la categoria Ape Academy, ma gli altri spin-off non li ho giocati proprio, lasciamo stare. Oh, raga, ora veniamo a uno dei miei picchiaduro migliori. Ve l'ho portato anche sul canale, raga. Tekken Dark Resurrection. Mamma mia, ragazzi, i brividi. Questo gioco l'ho mangiato, veramente. Me lo sono mangiato. Praticamente l'ho portato anche sul canale. Lo vedete, lo vi se vi interessa, andatevelo a vedere. Porca miseria, ragazzi, la grafica di sto gioco spaccava i culi. Praticamente io questo gioco l'ho talmente consumato che adesso il disco non mi funziona neanche più, si è proprio rotto. Mi si è rotto il disco. E praticamente è un capolavoro che assolutamente non va perso. Dovete provarlo almeno una volta, ve lo giuro. Dovete provarlo, perché giochi così non ve ne capiteranno mai. Ottimo capitolo, veramente, i personaggi fantastici. Cioè, la grafica, diciamo, è pari alla controparte per PlayStation 3, perché esiste anche una versione per PlayStation 3 di questo gioco, che si suppone sia solo online, ma quando la scaricherò vi farò sapere meglio, perché ho intenzione di giocarmelo anche su PS3. Prossimo gioco, Spider-Man 3. Beh, dai, che c'era? Io, ragazzi, vi dico la verità, Spider-Man è il mio eroe preferito della Marvel, il mio eroe preferito di sempre. Mi piace anche Batman, però preferisco mille volte di più Spider-Man. Questo capitolo, ha avuto i suoi alti e i suoi bassi. Questa versione per PSP non è stata una delle meglio riuscite, ma in confronto a quella per DS è molto, ma molto meglio. Devo dire la verità, carino, molto divertente, l'ho anche finito più volte, però diciamo, preferisco di gran lunga le sue controparti per PlayStation 2, 3, Xbox 360 e pure per PC. Preferisco. Però comunque, se siete i classici giocatori della domenica senza pretese, prendete pure questa versione. Ora ragazzi, altro grande capolavoro. Secret Agent Clank. Questo è lo stesso discorso di coso di Wally. Quando uscì all'epoca lo desideravo un casino, perché io amo la saga di Ratchet & Clank, raga. Mi sono avvicinato alla saga attraverso più o meno il secondo capitolo, attraverso la demo del secondo capitolo, che poi ho avuto il Gladiator, ho avuto l'altezza non conta, che vabbè. Grazie, questo è un capolavoro assoluto. Che all'epoca uscì inizialmente solo esclusivo a PSP, poi dopo venne riconvertito per PlayStation 2. Recuperatelo, raga, o quantomeno scaricatevelo, lo trovate anche sul canale che l'ho fatto sto gioco. Vi consiglio di andarvelo a vedere. Bellissimo. Prossimo capolavoro che io non ho neanche mai avuto l'occasione di finire. L'ho fatto anche sul canale la sua versione per PS1. Medieval Resurrection, raga. Di cosa parliamo? Capolavoro assoluto, un reboot dell'originale per PS1 che vi giuro non vi stancherà mai. Provatelo almeno una volta. Questo gioco è uno dei più grandi capolavori che esista. Ve lo garantisco, non sto scherzando, è un capolavoro. Forse la versione del PSP ha una grafica spacca mascella proprio. Siamo quasi ai livelli della PlayStation 3, veramente, non sto scherzando. Questo è stato uno di quei pochi giochi che sfrutta, porca miseria, al 150% praticamente la forza della PSP. La sfrutta proprio al massimo. Questo gioco mi è stato regalato, devo dire la verità, da un mio amico, però il disco è completamente rovinato. È proprio rovinato e non parte più. Però comunque, raga, è un regalo. Alla fine è un regalo. Prossimo gioco. Gioco che non è fatto. È di una famosissima saga che è fatta dalla Naughty Dog. Però
Questo capitolo non è fatto da Naughty Dog. Dexter. Chi non conosce la saga di Jack and Dexter? Raga, questo titolo non è stato fatto da Naughty Dog, ma dalla Ready at Dawn Studios. Gioco che poteva essere sicuramente fatto meglio. Molto bello, sì, ma non l'ho neanche finito, perché comunque è scoglionante, ragazzi. Monotono, ripetitivo, fai sempre le stesse cose, vai là, risolvi quel problema, vai indietro, affronta il boss, risolvi quell'altro problema. Raga, bello, sì, per carità, ma un po' troppo ripetitivo per i miei gusti. Questo gioco ha praticamente, diciamo, doveva essere il rivale di Secret Agent Clank, però non è stato fatto sto granché. Carino il fatto dei minigiochi, però mi sa di poco alla fine. Ah, mi ero dimenticato di dirvi che in Secret Agent Clank ci saranno dei livelli in cui potrete usare Ratchet all'interno della prigione. Mi ero dimenticato di dirvelo. Prossimo gioco, ora veniamo un altro picchiaduro, il sequel di Tekken Dark Resurrection, Tekken 6. Perché? Per chi non lo sapesse, Tekken Dark Resurrection si tratterebbe di Tekken 5. Tekken 6, gioco che su PlayStation 3 è stato un po' dichiarato uno scandalo, perché diciamo, praticamente si diceva che il gioco, come posso dirvi... Il gioco praticamente avesse solo la modalità Tekken Force, che praticamente Tekken fosse stato troppo semplificato. Questa versione del PSP ha una grafica che è pari a quella della 3. Inoltre la versione del PlayStation 3, vi dico la mia, non ha solamente la Tekken Force, ha pure la modalità di combattimento 1 contro 1, che io l'ho provata da un amico, la versione del Play 3, ed è fenomenale. Anche questa, anche se questa dopo un po' stanca, perché è troppo semplice, i giochi, i combattimenti sono come sono. Ve l'avevo proposto anche sul mio vecchio canale questo gioco, sul mio secondo canale. Se vi capita fateci un giro, perché sul mio secondo canale non ci vado più da un casino. Però vabbè. Passiamo al prossimo. Dragon Ball Z Shin Budokai 2, esclusiva PSP. Che dire, ragazzi, altro picchiaduro micidiale. Sto gioco non l'ho mai finito perché praticamente è arrivato all'ultimo livello. Era veramente difficile, poi mi si ruppe il disco. E perciò devo dire, comunque, non è ai livelli dei Budokai Tenkaichi, anzi fa un po' cagare questo gioco, devo dire la verità. Gli è piaciuto, per carità, sì, però non è nulla di che. Devo dire la verità, se volete un buon Dragon Ball per PSP, se vi capita che avete una PSP così, che la trovate senza pretese, prendetevi Tenkaichi Tag Team, raga, quello è un capolavoro. L'ho anche fatto sul canale, andatevelo a vedere. Magari questo, sì, potrei pure proporvelo un episodio sul canale, un paio di episodi così. Prossimo gioco. Ora un altro capolavoro. Parlando sempre della saga di Ratchet & Clank, questo non possiamo parlare di nient'altro che il Ratchet & Clank, l'altezza non conta. Capolavoro assoluto, ragazzi. Capolavoro. Capolavoro. Veramente. Io questo gioco, ragazzi, ve l'ho proposto anche sul canale. Lo trovate, andatevelo a vedere, perché anche questo è bellissimo. Che dirvi su questo titolo, raga? È qualcosa di assurdo. Assurdo veramente. Io quando me lo giocavo su PSP mai finito in vita mia. Poi l'ho portato sul canale e l'ho finito. Inoltre vi svelo un piccolo segreto. Sapete come ho fatto a sconfiggere il boss finale? Perché chi ha seguito la serie lo sa. Sapete come ho fatto a sconfiggere il boss finale in un colpo solo? È che, diciamo, l'emulatore a causa della registrazione si era come buggato, perciò mi ha permesso di sconfiggerlo. Perché dopo ho riprovato più volte il combattimento e veramente ci voleva così poco a batterlo. Vabbè, gioco assurdo che vi consiglio di andare a vedere. E ora, ragazzi, una nota dolente. Il signore degli anelli Tactics. Ah, mio Dio, quanto odio sto gioco. Guarda, basta, non ne voglio neanche parlare. No, vi dico subito che è uno schifo assoluto. Un'enorme delusione. Prossimo gioco, Crash Tag Team Racing. Questo, ragazzi, mi è stato praticamente il secondo gioco che mi hanno regalato insieme alla PSP. Perché quando i miei genitori mi regalarono la PSP,
Mi regalarono questo insieme al gioco incluso nel bundle della PSP. Questo, ragazzi, devo dire, è molto bello. L'ho giocato anche abbastanza. Era molto divertenti i filmati. Cioè, ci morì dalle risate con questo gioco. Cioè, veramente, il poter cambiare, volerti comprare le altre auto, unirti agli altri veicoli, magari per sconfiggere gli avversari. Inoltre, non includeva solo la modalità di corsa classica, includeva le varie pure modalità con le macchine di combattimento. Che c'è anche in CTR Crash Team Racing per PS1, però, raga, vi giuro, questo era veramente la risposta da parte di Sony di Mario Kart. E ce ne voleva, raga, ve lo dico, Era veramente una grande risposta, che ha avuto comunque un grande successo. Prossimo gioco, Un altro capolavoro che mi venne regalato. Disney Pixar Ratatouille. Un altro dei miei giochi Disney preferiti. Questo ve lo volevo proporre sul canale, però con l'emulatore è successo che mi laggava, non riuscivo a registrarlo e ho lasciato stare. Veramente, raga, è un capolavoro assoluto. Vi consiglio di scaricarvelo e provarlo. Anche se c'è da dire che se volete vedere una vera versione buona, provate quella per PS2 o per Wii o quella che vi pare. Perché diciamo la versione per PS2 Wii, quella per le console fisse, è più fedele alla trama del film. Questa diciamo, la ripropone un po' a modo suo. Però comunque anche questa versione non è niente male. Prossimo gioco, Tomb Raider Legend. Raga, che c'è da dire su questo gioco? Niente da dire, mo. Non ho molto da dire, raga, perché su questo gioco, diciamo, molto criticato. A me è piaciuto. Sinceramente a me è piaciuto come gioco. Non male, devo dire la verità. Però non ho mai finito perché mi si è rotto il disco. Una volta glielo prestai mio cugino e è successo che quando mi è ritornato il disco non funzionava più. Ultimo no perché ne ho ancora un altro paio. Lego Batman, il videogioco. Raga, qui proprio c'è da dire una cosa, il miglior capitolo di Lego mai provato. Il migliore, ragazzi, il migliore. Veramente bellissimo. Un capolavoro assoluto. Anche se i giochi Lego hanno una trama loro, questo è stato forse il miglior capitolo sul Cavaliere Oscuro portato su PSP. Perché questo è l'unico capitolo che esiste di Batman su PSP. L'unico. Io mi sono avvicinato alla saga di Batman grazie a questo gioco. Tramite questo. Devo dire la verità, veramente grande capolavoro. Porca miseria. Veramente, veramente bellissimo. Che giuro, se solo la mia PSP non si fosse rovinata, adesso come adesso lo giocherei. Perché volevo proporvelo sul canale, però l'emulatore me lo impediva per via del lag. Ma vabbè, sono dettagli. Ora vi faccio vedere un po' gli ultimi due giochi che. Gli ultimi due. Sì, due giochi sono rimasti da farvi vedere. Che purtroppo uno mi è stato regalato. Purtroppo, ragazzi, non ho le custodie originali. SpongeBob il Vendicatore Giallo. Non ne sto manco a parlare, raga, perché questo gioco l'ho provato su un emulatore, me l'hanno regalato. Lasciamo stare. Non è un grandissimo, non è un gioco. E adesso vi faccio vedere il gioco che all'epoca presi in bundle con la PSP. Mi regalarono in bundle con la PSP. Loco Roco 2. Veramente un grandissimo gioco, ragazzi. Non ho più la custodia originale perché non so dove cazzo l'ho messa. Esclusiva Sony, bellissima. Sto gioco si tratterebbe un platform con elementi musicali che è fantastico. Non ho mai giocato l'1, non ho mai giocato LocoRoco 1, ma penso che con un po' di fortuna ve lo porterò sul canale. Con un po' di fortuna lo faccio. Ma vabbè. Quindi, ragazzi, questa era la mia intera collezione di giochi per PSP. Erano 2 giorni che provavo a registrarla. Tipo, in 2 giorni 3 volte l'ho registrata sto cazzo di video. Tre forse di più. Ah,
ce l'ho fatta finalmente, perché a quanto pare ho risolto per temporaneamente il problema della webcam, ma più in là passerò una webcam più potente, perché questa mi dà una risoluzione anche fin troppo bassa. Quindi ragazzi, io direi che il video di oggi può finire qui. Se come sempre vi è piaciuto, vi ricordo come sempre un commento mi piace, continuate a iscrivervi al canale. Io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video.